Ciao a tutti, siamo all'Hotel Ambassador di Rimini con Matteo Ferrari che si sta preparando per il campionato Moto E 2023 con una grande novità, la Ducati. Cosa ti aspetti? Ma l'ho vista, molto bella, adesso a breve sveleremo anche la livrea 2023. Sono molto molto carico e soprattutto dai, ci saranno tante novità dalla moto, ma soprattutto dalle tante regolazioni che ci saranno più gare, diventa a tutti gli effetti un campionato del mondo, quindi pronto per la stagione. A marzo abbiamo i primi test ragazzi. Michele Pirro, che è un po' il tuo mentore, l'ha provata a lungo. Ti ha dato qualche suggerimento, qualche anticipazione? Ma allora, sicuramente c'è qualche indicazione, sì, però la moto poi alla fine la devi provare, no? Devi andare in pista, quindi non voglio farmi troppe aspettative, perché secondo me il primo contatto è quello più importante, quello dove devi capire bene che strada prendere, e quindi niente, cercherò di magari durante l'anno chiedergli qualche consiglio in più, però all'inizio voglio godermi la moto in pista. Sei stato il primo campione del mondo Moto E, hai sempre lottato al vertice nelle stagioni successive. Quali sono gli avversari che hai individuato per quest'anno? Allora, non ci sarà Gerter, che è il campione in carica, perché sarà il mondiale Superbike, ma questo dà lustro alla nostra categoria, perché ci sono campioni veramente forti, e niente, sicuramente rimarranno tutti gli altri, quindi Torres, Granado, Casadei, ci saranno tanti new entry, Krumenacher, Tito Rabatte, tantissimi altri, quindi il livello si sta alzando sempre di più, e perciò vedremo, cercheremo sempre di essere lì davanti, soprattutto di partire con la spinta del 2022. Allora un grande in bocca al lupo a te, anche al Grisini Racing, che grazie. Troverà una livrea fantastica per questa bella Ducati. Ciao!